Loro hanno sempre voluto avvicinare i familiari, hanno sempre detto che si vogliono scusare, vogliono dare un gesto forte. Il gesto forte lo possono fare rinunciando al ricorso in Cassazione, e quindi quello sarebbe un gesto concreto, e assumendosi le loro responsabilità e pensando chiaramente di migliorare il sistema di sicurezza ferroviaria. Questo sarebbe il gesto per cui questo processo e 32 persone che sono morte non sarebbero morte in vano. Al Ministero dei Trasporti, nella stessa maniera, chiediamo chiaramente che come organo massimo si impegni perché veramente le ferrovie dello Stato diventino innanzitutto un luogo sicuro dove poter viaggiare, perché sono necessarie, importanti, fondamentali per questo Paese, e il trasporto di merci pericolose soprattutto venga fatto nella massima sicurezza. Quindi questa sentenza ci dice che le ferrovie dello Stato non hanno applicato quei sistemi mitigativi per ridurre il rischio. Ecco, adesso devono cominciare a farlo. Noi non vogliamo che il trasporto di merci pericolose vada su gomma, come tantissime volte ci siamo sentiti ripetere in aula dagli avvocati. Il trasporto di merci pericolose è sicuramente più sicuro in ferrovia, basta che sia sicuro, basta che non succeda a Viareggio. E a questo punto è ancora possibile, lo sapete, lo sappiamo tutti. In questi 10 anni noi abbiamo sempre detto che questo processo, pur essendo difficile perché molto tecnico, con termini che nessuno di noi conosceva, quindi complicato, una serie di scatole cinesi per quanto riguarda la società, era di un'estrema semplicità. Sono 10 anni che noi, insieme appunto ai ferrovieri e ai nostri avvocati, sapevamo. Era questa la realtà dei fatti. Nel sistema ferrovie, quale è stato fino ad ora ed ancora è, l'amministratore delegato che ha la capacità, il potere finanziario, decideva sì o no cosa fare. Quindi un processo complicatissimo e tecnico, ma semplicissimo da questo punto di vista. Le prove erano abbondanti, la pubblica accusa da 10 anni che dice queste cose, e finalmente qualcuno ha capito.